da tempo, più di un anno, che c'è un tavolo regionale con tutti i protagonisti di questa vicenda, tutti i protagonisti pubblici di questa vicenda. L'unico protagonista non pubblico è la società di gestione dell'autostrada, ma è sempre accompagnata nel tavolo dal suo committente, che è pubblico, che è il Ministero dei Trasporti. Noi sappiamo quegli episodi, ancorché essendo stati episodi per fortuna che non hanno compromesso la potabilità dell'acqua, però ci hanno confermato una cosa che si sapeva, e cioè che il sistema non è un sistema in sicurezza e le contaminazioni sono possibili. Quindi noi dobbiamo mettere in assoluta definitiva sicurezza questo sistema, ed è quello a cui fondamentalmente stiamo lavorando. È stato dato un incarico da parte dei due gestori, cioè della società che gestisce l'autostrada e del laboratorio e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. È stato dato un incarico al professor Guercio, che era quello che aveva redatto il precedente progetto di messa in sicurezza, che era rimasto, diciamo, incompleto, per adeguarlo e completarlo. E naturalmente su quello poi nei prossimi giorni, già sono attivate le procedure, noi andremo in incontro con il segretariato, nuovo segretariato della struttura Centro Italia, si chiama Appennino Centrale, che governa le acque, perché questo è un grande problema nazionale. Ci vorranno investimenti importanti e noi chiederemo che li faccia lo Stato. Siccome per tutto questo, che è un problema serio, ma che è un problema non immediato, si richiedono mesi, nel frattempo, per metterci nel massimo della sicurezza possibile, questo protocollo vincola tutti i protagonisti ad alcuni comportamenti molto ma molto più rigorosi di quanto non si è avuto in passato. Intanto chiede al laboratorio e ai due gestori dell'acqua di dotarsi di strumenti che siano in grado, in un modo molto più raffinato, di segnalare le eventuali presenze di volatili, cosa che è già, volatili sia chimici sia organici naturalmente, cosa che già ha fatto il laboratorio e che sta facendo acquistando questi strumenti, sia il RUZO sia la Gran Sasso Acqua. Regola poi come questi strumenti debbono dialogare tra di loro e dialogare naturalmente con il sistema pubblico, cioè con gli strumenti che hanno le ASL, l'ARPA, eccetera, perché sarà sempre il pubblico che deve controllare. E qui indica come ci si deve comportare specificatamente in occasione, con una casistica ben dettagliata, in occasione di lavori che si facessero sia sull'autostrada sia nel laboratorio. E cioè, nel caso che si tratti di lavori che vengono considerati sotto la soglia di pericolosità, ci deve essere comunque una comunicazione. Nel caso invece sono lavori che in ogni caso comportano una qualunque forma di teorico rischio, c'è bisogno di un'autorizzazione da parte, naturalmente, non della regione, da parte delle ASL, dell'ARTA, eccetera, eccetera, eccetera. Questo protocollo è molto rigoroso, lo abbiamo costruito insieme, è stato un parto complesso. Io ringrazio tutti i protagonisti, si sono resi disponibili, e sulla base di questo protocollo siamo tutti un po' più sicuri del fatto che non potranno più avvenire le cose che purtroppo sono avvenute nell'ultimo periodo. Naturalmente il lavoro continuerà, non abbiamo finito, però intanto con il protocollo abbiamo fatto, secondo me, un passo avanti molto significativo. Aggiungo, tutto ciò deve avvenire nel massimo della trasparenza possibile. Oggi qui verrà spiegato e annunciato qual è il sito regionale sul quale tutti i lavori del nostro comitato sono consultabili. Su questo sito abbiamo chiesto ai due gestori dell'acqua di pubblicare loro, le ASL, tutte le loro attività. I cittadini debbono essere messi in condizione di conoscere nel modo più trasparente possibile quello che avviene. Io personalmente sono andato a diverse assemblee e lo continuo a fare, adesso nei limiti del mio tempo, naturalmente, perché mi chiamano da tutte le parti, per spiegare e anche per ascoltare, perché per esempio nell'ultima assemblea che ho fatto a Teramo sono venute una serie di proposte da parte di cittadini ben informati sulla possibilità di altre captazioni di acqua che adesso stiamo seriamente valutando.